Vero. Saluta. Come spessissimo accade sulle frequenze di Rete 3 dal lunedì al venerdì sera all'interno del club, non siamo mai soli, arriva sempre qualcuno a varcare la porta dello studio azzurro e questa sera è il caso di un giovane, giovanissimo artista che si divide un po' tra la Svizzera e la Spagna e poi ci dirà ancora altre città perché è seguito davvero da diverse parti del mondo. Ransel Labata, buonasera. Buonasera amici di Rete 3, ma grazie, che bella presentazione che mi hai fatto. Ti è mancata Repubblica Dominicana. Repubblica Dominicana, giusto. Tu hai 30 anni, è corretto? 30 anni, ma perché si deve dire l'età, scusate? Perché sei giovanissimo e quando uno riesce ad arrivare in diversi paesi sulla faccia della terra soli 30 anni, è giusto dirlo. Sono molto fortunato, come ti ho detto, fuori onda. Allora, Ransel, siamo qui perché non solo è uscito il tuo disco di debutto alla fine dell'anno scorso, intitolato Karma, e l'abbiamo qua, perché, esattamente, te lo porti sempre dietro? Sempre, il mio portafortuna. Ah sì? Sì, c'è una storia molto particolare dietro, ci ho messo 4 anni per poterlo produrre. Ma allora parliamone, scusa, non pensare che mi dici una cosa del genere e io ci passo sopra. Quindi cosa, 4 anni, cosa è successo in 4 anni? 4 anni, ma perché sai com'è, un po' di indecisioni, poi gente che arrivava, gente che andava via, gente che lasciava a metà il progetto, okay. Al che un anno fa, dopo l'esperienza con Squad Showtime, sempre di questa casa, mi sono detto, senti, questo è il momento, ho preso la palla al balzo e mi sono messo da solo, ragazzi, da solo, a produrre il mio disco. Quindi è un disco interamente autoprodotto? Autoprodotto, ovviamente ci sono anche le collaborazioni fondamentali, perché io non so fare basi, questo è... Però il grosso l'hai fatto... Il grosso l'ho fatto io. E stiamo parlando di non poche tracce. Non poche tracce, sono circa 14 più bonus track che sono anche sui digital stores. Scusate, sì. Ci sono anche le grafiche, poi le fotografie. Tutto, ringrazio anche Laura Reitano e Fabiano Bailender che mi hanno dato una mano davvero con la grafica, sono molto bravi loro. E per quanto riguarda invece la musica, cosa hai messo di tuo? Cosa racconti in 14 tracce? Ho messo tanto cuore. Tanto cuore. Sembra un cliché. No, però tu effettivamente con la tua musica sei in grado sia di far ballare, cioè di scatenare quel... qualcosa di latino che abbiamo anche noi, che non siamo latini, poi però sei anche in grado di dire, ok, fermati un attimo, fammi ascoltare le parole, non solo la musica. Come fai? Come si fa? Come faccio? Allora, ti faccio l'esempio di un singolo che è piaciuto molto, che è quello che apre l'album, tra l'altro, Pari per un tubo, è nato così un'estate, ho detto, guarda, parliamo di spiaggia, carnevale, poi era un momento molto allegro della mia vita, e ti parlo del 2012, non che adesso non sia allegro, però in quel momento particolarmente ci tenevo molto ad uscire di sera. Poi è nato Nemico, e Nemico è in versione spagnolo, che parla anche di un rapporto un po' strano tra due amici, anche quello autobiografico, e poi Non piangerò, che più in là ne parleremo. Ne parliamo dopo, perché fermiamoci su Nemico. Di qual è la pronuncia giusta? Dimmelo tu, dai, così io evito di fare gaffe. Ma sei corretta, perché la devo dire? Ah sì, allora sì. Dimmi un'altra volta che sono brava a dire enemigo. Sei bravissima a dire enemigo, eres perfetta, tia! Sentiamola! Salutiamo il pubblico. Dopo, alle 9. Guarda che il microfono l'ha lasciato aperto. No, possiamo salutare il pubblico. Ma guarda che se ne va, ci lascia, ma vieni. Ma non mi sembra un po' timido? Un saluto a los amigos della Repubblica Dominicana. Yes. Mira, Ene Arisa è stato il produttore dell'album. Negro, si chiama Negro. Ciao Negro. Hola Negro, che tal? Hola Negro, non è un'offesa il suo nome. È su nombre, non è su un'offesa. C'è il barbiere dopo. È stata anche Anna Dredd, che è la che duetto conmigo nell'album. Anna Dredd. Okay, grazie, e di qua è di cinese. Ciao, salutate l'indiale. Ma mi Gretto, vai tu che ci fai. Vai. Ciao Anna Gretto, con te sta. E ha detto Ismari che siamo dei fighi. Ma perché lei non entra? Vieni, due minuti ce la fai. Dai. Ora che finisce il brano. Ma ci lancio per il barnum dopo le 9. Ci ascoltano. Questa è la tiki. Hola! E lei la presentatrice. Brava. Ma è vero che sei incinta? Sì. Ma facci vedere sta pancia. Ma che bello, auguri. Guarda, lui è il produttore Negro. Saluta Negro. Hola Negro. Hola Negro. Negro.
E in italiano, él no habla italiano. Ah, no habla. No, lamentablemente habla solo español. Eso diré cerveza. Cerveza, pues díselo, ven. Me gusta la cerveza. Negro, a ella le gusta la cerveza, ¿qué hacemos? Ah, por cierto, ven acá, ven acá. Pero este hecho un hijo. Chicos, la mujer de Negro también está premiada. Oh, ¿cómo se dice? Auguri, congratulaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ahora vamos a... Andiamo, live. Dopo, después, dopo stiamo con voi. No, 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 no. Voglio far sì. Oddio, voi siete pazzi, veramente. Ragazzi, mi volevo... Ok, ha lasciato il telefono. Vabbè. Vedi cosa succede, Ransel Labata, ospite del club di Rete 3 questa sera, che quando senti è nemico non riesci a tenere la testa ferma. No. Ma anche tu, quando registri, quando hai registrato i pezzi, per esempio questo, in studio, ti muovi, ti agiti o sei rigido come un muro? No, mi agito tantissimo, infatti è una delle cose che mi aiuta molto ad interpretare, anche perché amo l'interpretazione, la recitazione, dunque essendo un interprete a 360 gradi, amante della musica, non posso non vivere quello che sto dicendo. Tra l'altro questo pezzo che avete appena ascoltato l'ho registrato ben 5 volte. Perché? Cosa è successo? Diciamo che... Problemi di interpretazione? No. Okay. Il pezzo è nato in versione originale in italiano, sì? Grazie a Sneimo, un amico di Lugano, sì? Che me l'ha scritta e... Diciamo l'ho fatta che avevo 22 anni, dopo l'ho rifatta in Italia, dopo sono ritornato qua, l'ho rifatta qua e poi questa versione definitiva che abbiamo adesso mandato in onda l'ho fatta in Repubblica Dominicana insieme a Negro NG. Ok, quindi ogni canzone è un viaggio. Un viaggio. Sì, letteralmente sì. Un viaggio. Ecco, con noi Mitch e Joss. Yeah. Hola chicos. Yeah. Presentissimi, le rubriche saranno quelle di settimana scorsa, ovviamente. Yeah. Preparati, yeah. Siamo Ransel Labata. Ti ringraziamo per aver postato già una foto con noi su tutti i tuoi canali social, che ne è tipo 7000, no? No, dai. Beh, comunque 3, ne ho cercati 4 o 5 alla fine. Siamo qua tra diretta Facebook, fotografia, selfie, ci stiamo divertendo, ecco. Ma non è ancora il vostro orario, ma, cioè, sì, cosa... bravo Dino! Invadiamo gli spazi degli altri. Ransel Labata, approvi il programma, tu hai ascoltato settimana scorsa, vero? Sì. Ti è piaciuto il programma? Sì, ero in Spagna, però l'ho ascoltato. In streaming l'ho ascoltato? Streaming. Cosa ti piace? Streaming come rsi.ch. Ti è piaciuto di più gli interventi di Mitch, di Joss o di Feb? O di Michele Serra. Sì. Di quello più stiloso sulla foto, vogliamo dire il nome. Ok, il ragazzo stanco è Mitch, che si va usando la foto. Cansato, voluto. Ecco. Cansato, voluto. Quindi cercate i profili social di Ransel Labata e potrete vedere già 3 dei membri del Bar New, perché altri 2 sono in giro. Si sono già rifiutati dopo la prima puntata. No, se li abbiamo mandati in giro al Carnevale Rivierasco, The Jungle Carnival, quindi avremo un inviato al The Jungle Carnival. Ransel Labata in diretta adesso con noi, saluta il pubblico del Bar New. Allora, ciao pubblico di Bar New, ma scusa, siamo ancora a Bar New? Sì. Io mi sto confondendo perché avete invaso un territorio che non è il vostro, ma io sono contento comunque e ci sentiamo tra poco. Perfetto, ancora. Approvi, okay, firma sul contratto. Un poco di mi sento un po' sequestrato. Quindi ci siamo, noi siamo presenti allora, seconda puntata. Presenti sì, fisicamente, a voi stessi non lo so, ragazzi. No, amici, le rubriche sono le stesse. Sono le stesse della prima puntata, non abbiamo cambiato molto, no? No, ma scherzi a parte, no, io invito tutti i nostri ascoltatori a seguire questa puntata di Bar New, perché non riesco a fare il serio, te lo giuro. Ma chissà perché, Ransel. Il mood è quello. Sì, super classifiche, inviato dal The Jungle Carnival Feb, abbiamo, lo sapevo, ma non te lo dicevo, non ricordo mai qual è il titolo. Vabbè, scrive Mitchell. Lo sapevo, non me lo ricordavo. Ecco, esatto. Bravissima. Vabbè, mi piacerebbe essere comunque almeno per aprire la puntata, almeno per salutare il vostro pubblico. Non conosco. Sto interrompendo. Non hai le cuffie, ci sta, ci vabbè. Sta. No, mi scuso, sì. Che poi è quello più stiloso sulla foto, quello che sto interrompendo. Mitch è il più stiloso, secondo me. Sai che è un artista, Mitch. Bene. Ma va? Sì, adesso te lo spiego. Vieni con me. Avete finito? Salutiamo la diretta di Ransel Labata. Ciao ragazzi, ciao. Aiuto. E invece parliamo di quello che c'è di fresco, il videoclip dell'ultimo tuo singolo, Non piangerò, tra l'altro con una collaborazione anche alla voce, Anna Andret.
Anna Dredd, mamma mia. Guarda, quando si parla di Anna Dredd io faccio molta attenzione, perché secondo me è tra le interpreti del panorama hip hop urban e femminile, ovviamente, è tra le più importanti in questo momento in Ticino, secondo me. Ha un'interpretazione unica, è originale, che oggigiorno è difficile trovare una ragazza molto giovane ed originale a molto sua volta. Giovane, di quanti anni stiamo parlando? È una ragazza di 23 anni, ecco, diciamo, e anche questo. Nei suoi testi, non solo in Non piangerò, ma nei suoi testi in generale, riesce a trasmetterti veramente della storia di vita vissuta. È una ragazza che ha tanto da raccontare, ed io invito anche i miei seguaci a seguirla, perché lei è una scatola di sorprese. Tra l'altro, parlando di seguaci, stai facendo una diretta su Facebook. Sì, quali sono le coordinate per seguirti sui social? Molto semplice, Ransel Labata. E quindi usate la chiocciola e poi Ransel Labata, che si scrive Ransel Labata, come si pronuncia, tutto attaccato, con B lunga, mi raccomando. E sempre su Twitter, Facebook, Instagram e anche su YouTube mi trovate sempre con questo nominativo. E di Non piangerò cosa vogliamo dire? Perché è il brano che stiamo per ascoltare prima di salutarci. Non piangerò è il brano più importante dell'album, dal mio punto di vista, ed è stato anche l'ultimo che ho registrato. È nato grazie ad una storia personale, è vissuta a Valencia, un amore scomparso, un amore che ho perso, e ho voluto ricordarlo in questa maniera, e ringrazio ancora Anna Dredd perché è stata l'unica voce che mi suonava nel momento in cui scrivevo questo testo, e ringrazio anche gli amici di Valencia che mi hanno dato una grossissima mano a girare il videoclip, e anche gli amici qua della Svizzera, perché il videoclip, ci tengo a dirlo, l'ho girato tra Bellinzona e Valencia, quindi non è stato neanche molto facile tutto il freddo che ho preso. Grazie mille Ransel Labata. Il suo disco Karma lo potete acquistare, lo potete seguire sui suoi social. Il videoclip è di fresca pubblicazione, quello di Non piangerò. Sì, di fresca e pubblicazione, diciamo, 3 giorni, ecco, circa. Quindi ecco, ancora fresco, potete ancora andare fresco su YouTube. E aspettate ancora la versione in spagnolo, perché è stata utilizzata anche per uno spot a Valencia, non voglio dire troppo. Grazie mille Ransel per essere passato dal Club di Rete 3. Grazie a voi. In bocca al lupo. A voi buona serata e grazie davvero. Mucha mierda. Mucha massa. Pensieri, via dal cuore quel che ti voleva bene fino a ieri. Olè! Andata! Davvero molto bella l'intervista. Mi è piaciuta tanto, oh, davvero. Bene, sono contenta. Io sto ancora trasmettendo qua, te lo dico. Cosa che vengo lì? Come, sì, come vieni si dice pure, che sei stato molto bravo? Come? Come si dice che sei stato molto bravo? Bueno, me lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Lo hice muy bien la... No, lo hiciste. Ah, che hiciste? Sì. Ok, lo hiciste muy bien. Guarda, qua ci sono gli amici di Rete 3, lì sono Gambo. Bucci, gente di Squad Showtime, che è passata di qua, è stata saluta qua. Oh, vedi? Sì. Saludos? Saludos e éxitos. Saluti e successi. Che bello, quanti seguaci hai? Tanti? Guarda, io diciamo che ne ho un po' tanti, perché... non lo dire così, però. Sommando quelli di... perché mi metti in imbarazzo sta domanda. No, allora, o quelli di Zona RL. Vado al mixer DJ, sì. Ok? Quelli di Zona RL e quelli di Ransel Labata più quelli del mio profilo privato saranno tipo circa 4.000 passi solo su Facebook. Instagram ne ho pochi, non arrivo ai 1.000 ancora, perché no. Instagram è diverso ancora. Ma io ci tengo tanto. Ciao Carlos Manente, ci seguono da Zurigo. Ciao Zurigo! Carlos Manenti da Zurigo. Camille Noemi, ti salutiamo anche noi. Metto le cuffie anche se non devo più parlare. A me piace questa canzone davvero. Mi piace di brutto. Faccio parte di una storia condannata, ma fuori c'è una chat room. Fuori dagli studi. Tu ti sei trovato bene allora qua, sì, oggi? Sì, mi piace. Ok. Mi piace l'ambiente radio, ma perché ho sempre sognato di fare lo speaker radiofonico. Solo che non è che mi hanno messo il bastone tra le ruote. Il problema sta che quando arrivo in uno studio dicono: ma scusa, perché
non fai di più il cantante che perché si affezionano a sta cosa dei videoclip, la musica, poi io ho un sacco di performance, io carico tutto sui social, quindi loro rimangono più impressi dalle prestazioni come cantante che da quelle come speaker. Tu pensa che in una carriera come cantante, se riesci a fare qualcosa, verrai sempre ricordato. Come speaker, il giorno che non sei più al microfono, la gente di te si dimentica. E appunto è quello che mi ha detto un grande produttore di Valencia. Ecco, lui ci tiene a sta cosa. Gran verità. Non è che posso buttare dentro un po' di robe. Ah, Cristian, è vivo adesso. Ancora. Eh? No, cos'è che vuoi fare? No, mi piace un attimo di cose di tormenti. Ah, sì. Carissimo, quando vuoi per la foto io ci sono. Sì, però, facciamo, dopo quando entrate voi la facciamo. Ok, vi aspetto qui allora. Ed era Ransella Labata con Anna Andretta, Non piangerò. Ospiti, quindi ospite Ransella del club di Rete 3. Se siete curiosi di risentire l'intervista che abbiamo fatto pochi minuti fa, rsi.ch/play.